Gol. Sì, no. Allora, prima di partire un annuncio importantissimo, saluterò nei prossimi video di FIFA, anche di Fortnite, anche di Formula 1. Chi vuole essere salutato qui sotto, scrivetelo sotto nei commenti, andiamo perché ci sono due partite difficili. Il Derby d'Italia più la qualificazione per la Champions. Vediamo quanto siamo in Coppa Italia, non si sa ancora. Però dobbiamo impegnarci, eh. Incrediamocelo. Ah, quanto il chiodo giochiamo a gennaio. Ok. Juve-Inter, il derby d'Italia. Allora, adesso i top sono solo tre. Sono Nainggolan, Son e Icardi, basta. Sicuro subiremo gol, ma anche... Intanto c'è pure pioggia, ma anche... Contro Roma si è visto che abbiamo rischiato. Cioè, servono, serve, servono le giocate proprio quelle. Avete presente? No! Cazzo. Secondo me, non ce la facciamo. Coppa che ci propone oggi questo match così Intanto stimolante iniziamo. fra due delle Poi possibili metto magari protagoniste la tele. del torneo. Dove? Pierluigi Pardo vi dà il benvenuto dalla splendida cornice dell'Allianz Stadium di Torino. Juventus Sta per Inter, iniziare vai. l'ennesima puntata del Derby d'Italia tra Juve e Inter. Una Se partita mai pareggiamo io banale per la sono più rivalità che e per la qualità in contento. campo dei Cioè, giocatori con fermare me, la come sempre, è Juve stata una lava. Ciao Stefano. è tanto Ah, non per vedo l'ora me. che inizi, Pier. Finalmente tutte le chiacchiere, le polemiche della vigilia lasceranno spazio al campo. Unico giudice, come dovrebbe sempre essere. Intervento duro, mi aspetto un giallo. Ma perché sono sempre così? Partita appena iniziata, intervento scomposto, non ci sono dubbi, ammonizione. L'arbitro ha valutato attentamente questa azione. Poteva essere rosso, Pierluigi. Sì, c'era un Marquinhos. altro rosso che Douglas facevamo. Costa. Ci davamo Son. Emre Son che è Can. uno che ho puntato preso sostituto di Perisic. Non volevo prendere Matuidi. Marshall perché non mi piace. Io volevo Quadrado. un talento giovane che gioca in Cerca una il squadra che non traversone. vince niente. Traversone che si Infatti ho perde scelto senza questo qui. possibilità. Gara che vede protagoniste Juventus e Inter, la Oh squadra con la difesa no. meno perforata del campionato contro quella con il miglior attacco. Sì, Sarà ma tra quando è primo che li hanno duello tra subiti difensori non quattro adatti agli gol? attacchi Cioè, in anti-dell'Inter. totale, quando è che hanno Vedremo subito alla quattro fine gol? chi se lo aggiudicherà. Matuidi, Cristiano Ronaldo. Vabbè, cioè, se gli Palla di De Vrij, segniamo, sono i intercettato. maestri. La loro stagione sta andando veramente alla grande, Stefano. Una stagione fantastica, sono sicuramente tra i favoriti per il titolo, Pierluigi. A Betri! No! Ma perché hanno Buono Szczęsny? l'intervento di Alessandro. Brozovic! Grandi riflessi, Sì, vabbè, blocca il pallone, comunque è sta per bravo rientrare. almeno di averci provato. Noi puntiamo a vincere tipo la Coppa Douglas Costa. Italia, ma anche l'Europa C'è la League, cioè touche, si l'Europa riparte con League, la la rimessa Champions League laterale. sarà difficile. Cristiano Ronaldo. Champions almeno puntiamo Matuidi. minimo fino ai quarti. Vabbè, se arriviamo in finale siamo dei maestri, comunque che non succederà mai. Comunque tipo io Tomlinson. punto ai quarti, che almeno sono... Nainggolan. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Boh, una cosa C'è il bella. raddoppio di marcatura. Ha sui piedi il pallone Ma del vantaggio. nella realtà Va a calcio non d'angolo fa una convinta. parata così. Si butta in Occhio al operatela. gol. Ma Icardi riesce a madonna! fermare il pallone proprio sulla linea. Ecco Momento per... Vai! favorevole, Vai sottolineato anche dal Maurito! boato del Fischia, pubblico. sono freddissimi questi qua.
cioè, di testa all'arco. Ma avete visto cosa ha rischiato la Juventus? Murato dall'intervento del difensore. Magari in attacco sono deboli, magari in difesa sono fortissimi, però poi ho il mio cugino che è juventino. Fermazione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Dai, il derby d'Italia, mi immagino come starà godendo mio cugino se fosse successo questo. Sarebbe di 2-0 dei bianconeri, perché ovviamente attenzione soppano gol e mi son 1-0 Inter. Andai in bagno.
Lasciami per favore, non urlare, se no non dorme più lui. Non ho urlato. La loro gioia. Dai, dopo il fuori. Era più Dai, facile vediamo. Segnare che sbagliare da lì. Eh sì, Para, l'avresti fatto paro. facilmente anche tu, Pier. E gol. Altro che difesa Si migliore del riparte con il risultato a campionato. Favore dell'Inter. Emre Can. No. Brutto tackle da espulsione questo. Come? Matuidi. Guadagna metri verso l'area. È stato fermato dal difensore. Buon possesso palla, caccia di spazi. De Vrij. Prova a pressare il difensore. Icardi. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Ronaldo. Può scambiare con il compagno. Emre Can. Palla gol per Douglas Costa. Parata spettacolare, in tuffo per il portiere. Maurizio Icardi. Cristiano Ronaldo. Quadrado. Cristiano. Gran dribbling. Gioco fermo, calcio di rigore per la Juve. No. E l'arbitro mostra il cartellino giallo, giallo. Decisione discutibile. Ah, per me sì. Guardate. Rigore perfetto no. di Cristiano Ronaldo. No. Grande freddezza per la trasformazione dagli 11 metri. Cristiano Ronaldo ha battuto il portiere con una conclusione imparabile. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Può servire un compagno. Chesney si oppone con bravura a questo intervento. Quadrado. Ronaldo. Douglas Costa. C'è l'intervento dell'arbitro che segna il calcio di punizione alla Juve. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale Pierre. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Palla che esce, rimessa con le mani per l'Inter. Handanovic. Chiede aiuto al portiere. Palla girata sulla fascia. Brozovic. Chiellini. Emre Can. Dybala. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. Matuidi. A metri per crossare. Il traversone sul primo palo. Dybala non ha sbagliato. Si ricomincia, vedremo la reazione dell'Inter. Maurizio Icardi. Politano. Occhio alla botta. Non sono andati troppo lontano qui dal gol del pari. No, assolutamente. La palla è uscita di pochissimo. Stava già dentro da qui. Brozovic. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Dybala. Occhio al tiro. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. C'è il tocco corto. Emre Can. Occhio a CR7. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio, ha riconquistato palla. Palla ancora in calcio d'angolo. Nessun dubbio qui, dopo il vantaggio arriva il cartellino giallo. L'azione è proseguita per il vantaggio, ma il fallo era troppo brutto per poterlo ignorare. Respinge di più. Attenzione, occasione! Ha provato a piazzarla, buona l'idea. Cioè, la bonita. Sostituzione. Intravalido.
Piove ancora, comincia la seconda metà del match. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Matuidi. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Il portiere in presa sicura. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Prova da casa sua. C'è stata la deviazione del difensore. Sarà dunque calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Portiere che interviene senza problemi su questo colpo di testa. Più che un tiro sembrava tentativo di alleggerimento, cosa vuoi che ti dica? Douglas Costa. Un'altra buona giocata. Punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. L'allenatore decide di richiamarlo in panchina. C'è la standing ovation meritata. Ha giocato davvero bene oggi. Per me è uno dei possibili uomini di pattuglia. Stava quasi per sorprendere il portiere con questa punizione dalla distanza, solo leggermente imprecisa. Se fosse entrata sarebbe venuto giù lo stadio, Pier. Complimenti a lui comunque. Ci vuole coraggio anche solo per pensare di poter fare gol da lì. Porca Valeria. È stato fermato dal difensore. Un altro ottimo passaggio. Stefano, un tuo giudizio sul match che attende l'Inter. Avrà di fronte il Monaco nel prossimo incontro della UEFA Champions League. Le rose delle due squadre si equivalgono. Occhio all'imbucata. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Sarà dunque calcio d'angolo per l'Inter. Corner battuto in mezzo. Suma quindi l'azione d'attacco. Qui il difensore ha delle responsabilità. Beh, direi molte, Pier. Può metterla in mezzo. Il recupero della Juve. Gran palla di Douglas Costa. Buono il tocco per Reus. Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Cristiano Ronaldo. Emre Can. Arrivano. Prova! Conclusione che si aspetta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. Douglas Costa. Cross respinto dal difensore. Keita. Palla interessante nello spazio. Manovra gestita male. Dybala. Il suo rendimento sembra al massimo in questo periodo della stagione. Sì, è uno dei giocatori più in forma, in assoluto. Attacca la Juve, bianconeri che provano a prendere in mano il pallino del gioco. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi nella sua formazione. Sì, secondo me è la scelta giusta. Basta. Possibilità per la ripartenza. Keita. Keita! Pericolo, palla in gioco. Magnifica lettura difensiva. Cambia dunque l'assetto in campo con questa sostituzione. Tecnico che vuole evitare cali di concentrazione. Stanno vincendo, ma guai a mollare. Si fa spazio. Ecco Vessino. Palla schizza via dopo il contrasto. No, devo fare due partite minimo. Dybala. Ma poi non credo ci vanno a verifica. Poi non è ancora finita la partita. Non è ancora finita. Pare che la pioggia stia diminuendo di intensità dopo i violenti rovesci che hanno caratterizzato buona parte della giornata. Le due squadre non si... No. Occhio a Cristiano. E c'è il gol di CR7. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Keita. Sventa qui la minaccia. Emre Can. Ancora un quarto d'ora da giocare. Azione dopo azione si stanno confermando nelle loro qualità di possesso palla. È vero, stiamo vedendo. Occasione d'oro. Rete, splendida rete.
squadra avversaria in difficoltà non riescono ad arginare le avanzate come dell'azione che ha portato al gol. Giocare con l'uomo in meno non è facile, soprattutto con una formazione organ. Tocco verticale interessante. Icardi. Ok, Icardi! Hanno segnato troppo tardi, probabilmente. Un gol arrivato quando in pochi sicuramente se l'aspettavano. Soprattutto visto e considerato che stanno giocando in inferiorità numerica. Risultato adesso sul 4-2. È arrivato un gol che dà un po' di morale, ma non cambia la storia di questa partita. Dovrebbero giocare in maniera perfetta e sperare in un drastico calo degli avversari per avere qualche chance di rimonta. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Versalico. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. No, non è subito rigore. Emre Can. Dybala. Alessandro. Matteo, quanto manca ancora da giocare? Sul cronometro mancano 5 minuti al 90esimo. Grazie a Matteo Barzagli, lo sentiremo nuovamente in caso di ulteriori aggiornamenti. Matuidi. Cristiano Ronaldo. Paolo Dybala. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Bonucci. Alessandro. Emre Can. Paolo Dybala. Arriva Royce. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Cristiano Ronaldo. Finita. Finisce la gara. Adesso c'è la Champions League, è decisivo. Cioè, ma almeno l'Inter ha giocato bene. Non sta giù chi... Vai. Ma dopo questa partita facciamo i compiti, eh. Non come mancati sono rodi, dai, mi hanno già male. Vai. Perché piangi? Dai. Vai. No, dai, io la difficile. Se proprio faccio le due così cari impazzisco. Gara molto delicata che potrebbe spalancare le porte del prossimo turno. Devono sperare in un risultato positivo nell'altro match e si qualificherebbero addirittura in anticipo. Riflettori puntati sulla UEFA Champions League, Pierluigi Pardo e Stefano Nava come sempre pronti a raccontarvi le emozioni di questa sesta e ultima giornata. Ah, il fascino della Champions, che meraviglia!
Scendono in campo i top club d'Europa. Non sono mancate fin qui le sorprese. Vedremo cosa ci riserverà il match di oggi. Sfida tutta da seguire, quella di oggi tra Inter e Monaco. Perché piangi? Si chiude con oggi la fase finale della Champions, che ci ha regalato finora match appassionanti conditi da gol e spettacolo. Abbiamo potuto ammirare da vicino alcuni dei migliori giocatori del panorama mondiale, che ci hanno deliziato con le loro magie, i loro gol. Speriamo di continuare così. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. Tecnico che ha scelto un 4-5-1, però a trazione anteriore. Probabile che i due esterni di centrocampo saliranno per dare una mano all'unica punta in fase di possesso palla, andando a formare un 4-3-3. Ecco la formazione di partenza del Monaco. Per questo match scelgono il 4-4-2. Nello specifico, una delle due punte agirà in posizione leggermente più arretrata rispetto al centravanti. Probabilmente il tecnico vuole sfruttare la sua maggiore mobilità per creare scompiglio in difesa avversaria. Inizia dunque l'ultimo match della fase a gironi della UEFA Champions League. E che sia una partita all'altezza del fascino e del prestigio di questa competizione. Inter pronto ad andare dalla bandierina. Nainggolan. Pallone spazzato via bene dalla difesa. A metri per crossare. No. Buona lettura del difensore. Ancora il Monaco, c'è norma del vantaggio. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come volevasi dimostrare, Pierluigi. Golovin. Si ripartirà col calcio di punizione per il Monaco. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Politano. Ultima gara della fase a gironi con la qualificazione ancora a portata per i padroni di casa. Sono a un passo dal centrare la qualificazione alla prossima fase. Hanno bisogno però di un risultato favorevole anche nell'altra gara del girone. Guai però a perdere di vista la loro sfida. Sarebbe Golovin. Nessun problema. No, è stato per prendere rosso. No. Buon pallone filtrante. Occhi puntati ovviamente su Maurizio Icardi, che anche oggi proverà a tenere fede alla sua straordinaria fama di bomber implacabile. Infallibile sia di te. Conquistano una buona punizione, distanza favorevole. No. Calcio di punizione da buona posizione. Possono passare a condurre se lo sfrutteranno a dovere. C'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per l'Inter. Che non dà vantaggio però. Perde palla. Golovin. Jovetic. Marcos Lopez. Monaco che prova a salire lateralmente. Cross in mezzo. Cross che si perde. Occhio alla ripartenza. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Hanno perso palla e sfumato il contropiede. Tielemans. Golovin.
Brozovic. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Prova la conclusione. Salgono anche i difensori su questo corner, un pericolo in più per loro. Tocca per il compagno. Icardi. Hanno aperto le marcature con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Si ricomincia dunque con l'Inter che è avanti nel punteggio. Prova ancora il Monaco in avanti. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Palla toccata corta. Cerca il traversone. Coraggioso il tentativo dell'attaccante. Pallone che termina largamente sul fondo. Ma ci ha provato, non era facile. No, cazzo. Occhio al contropiede. Marcos Lopez, palla centrale, nessun problema. Bravo. Azione interrotta. Tanto poi sono delle picche. Non è stato abbastanza lucido nell'occasione di prima. Queste palle gol vanno sfruttate se vogliono arrivare al pareggio. Palla schizza via dopo il contrasto. Può girare il pallone. Jovetic. Tielemans. Vedremo se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina per trovare il gol del pari. C'è il tocco corto, palla messa dentro, allontana il difensore su questo tiro. Maurizio Icardi. L'arbitro interrompe il gioco e concede il calcio di punizione all'Inter. Versalico. Ecco Politan, a spazio, prova. Attenzione, c'è fuori gioco. C'è fuori gioco, il marcatore sembrava a pochi passi da lui. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Sei Pierre, infatti dovranno fare molta attenzione, soprattutto nel gioco palla a terra, che sarà sicuramente influenzato dal terreno bagnato. Si ripartirà col calcio di punizione per il Monaco. La manda in area. Conclusione che finisce sul fondo. Ha optato per la precisione sfiorando il gol. Difficile dire se poteva fare no, meglio. Occasione. Ancora. Vabbè, Jovetic, mica. Jovetic. Parata straordinaria di Handanovic. Come un gol. No. L'occasione per riaprire il match. Palo e non è goal. Finito. Attenzione. Hanno trovato il gol del pari. I loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare. Ben come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Tielemans. Jovetic. Cerca la porta. Sicuro l'intervento del portiere. Brozovic. Perde palla. Occhio alla ripartenza. Si lanciano negli spazi. Nainggolan! Il portiere con la punta delle dita l'ha alzata sopra la traversa. Occhio vai al pallone corona. In mezzo. Sarebbe calcio di rigore. Golovin. Occhio al pallone filtrante. Buono tocco dentro. Occhio a questo lancio. Potrebbe anche calciare. Il pubblico aveva invocato la sua conclusione, ma il pallone è uscito di poco. Mi pare sarà per la prossima corona. Volta. Non deve abbattersi. Raja Nainggolan. Jovetic. Ancora 3 minuti da giocare. Si ripartirà col calcio di punizione per il Monaco. La mette in area. Occhio al tiro.
Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Marcos Lopez si mette male per loro dopo i primi. Acce il Bayern Monaco vince. Inizia dunque il secondo tempo. Auguro che sia all'altezza del primo. Finora è stata una partita da brividi, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Provano a aprire la scatola difensiva avversaria. Marcos Lopez. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Jefferson. Tielemans se lo lascia sfuggire. Occasione, ottima parata. Attenzione, c'è fuori gioco, è tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Linea alta, concesso la profondità e fuori gioco. Icardi era tra i più attesi. Chiedo a Stefano Nava un primo giudizio sulla sua prova. È finito sul tabellino dei marcatori, ha dato un contributo importante al pareggio che sta maturando. Può fare ancora meglio e magari regalare il successo alla sua squadra con altri gol. Keita, c'è spazio per andare. Ha sui piedi il pallone del vantaggio. Hanno trovato il gol del vantaggio pur avendo giocato probabilmente peggio degli avversari, vero Stefano? No, non si può spiegare, Piera, il calcio. Hanno dimostrato comunque di avere tutte le possibilità per tornare in partita. Il tempo per farlo non manca. Match che riprende col Monaco che deve assolutamente recuperare. Ancora un passaggio perfetto. Tielemans, palla ribattuta ma non è finita. Parata straordinaria di Handanovic, come un gol. Palla che è uscita, sarà calcio in angolo per il Monaco. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Jefferson. Può andare al cross, palla messa dentro, palla ancora in gioco per il brutto errore dell'attaccante. Sprecato la palla del pareggio, occasioni del genere non capitano tutti i giorni. No. Palla che finisce all'attaccante, si fa Jovetic, la deviazione sul palo. Bravi. Palo, attenzione però, è ancora buona, si salva di pugno. Sì. Vai. Cross in mezzo. Gol 2-2. Grazie a questa rete. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Loren. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Conclusione potente e basta. Mira sballata. Il pallone che si è perso sul fondo. La sua parziale giustificazione, va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Rajana Ingolan. Ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione qui, mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. Un altro ottimo passaggio. Jovetic. Si ripartirà col calcio di punizione per il Monaco. Marcos Lopez. Sarà dunque rimessa laterale per i nerazzurri. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto.
senza problemi, intervento comodo del portiere. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. I risultati finora stanno dando ragione a quanti alla vigilia non credevano alla loro qualifica. Keita! Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Occasione dalla bandierina per l'Inter. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Potrebbe crossare. Asamoah. Asamoah! Palla verso il centro dell'area. Pallone spazzato via bene dalla difesa. No. Jefferson. Borja Mayoral. Sventa qui la minaccia. Maurizio Icardi. Occhio a Nainggolan. Di nuovo Icardi. Occhio Icardi. Splendida parata in tutte. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto. C'è bisogno di forze fresche. Dove è uscito? No. Esce. Ed entra con Scialli. Ultimo tocco dell'avversario, sarà rimessa laterale per l'Inter. La sostituzione sembra anche forse un modo per evitare altri guai dopo l'ammonizione. Direi che la scelta è giusta al momento giusto. Buono il recupero del Monaco. Entra sul pallone e concede la rimessa laterale. Golovin. Si libera della marcatura. Il difensore doveva e poteva fare meglio. Nainggolan. Borja Valero. Siamo alle minuti finali. Il punteggio che non si schioda dal 2-2 può avere questo un effetto sul loro prossimo match, Stefano? Per l'Inter è in programma. Occhio ai cardi! Niente da fare. Grande intervento del portiere che gli nega il secondo gol. Niente da dire. Bravissimo il portiere. Borja Mayoral. Mayoral è quello che gioca al Madrid. Sì, mi ricordo che giocava in Real Madrid. Ocho. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, la colpita però davvero male, eh. Siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Il Monaco prova a segnare il gol che la porterebbe avanti. Borja Mayoral. Marcos Lopez. Sicuro l'intervento del portiere. Inter che tenta un ultimo assalto per vincere la partita in questo finale. Jefferson. Io coinvolgo Matteo Barzagli a bordo campo per sapere quanto manca. Niente da fare dunque per loro, risultato che sancisce l'eliminazione dalla Champions League. Dovranno accontentarsi di guardare gli ottavi in TV. Certo, non sarà la stessa cosa. No, non so che... Niente fuori dalla Champions. The way I reached the level wanna be is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man that don't abide the booze. I contemplated cruelty and I stumbled across a grammy. Didn't wanna replicate the type of drama father.
tour. Certain man they carve a nasty sore, I'm surely laugh it off. Never could relate to that. Went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a group of young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what am I? You keep it. Luckily for me it weren't a drama catching up and speaking. But for certain man they're bopping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about in the duffel. So I hated that my brother and my sister shared the Vediamo una live, se no, raga. Ciao.